Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrea Incrementore in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Volevo fare una guida unica su tutte quante le divinità di Yo-Kai Watch per quanto riguarda Blaster Steve, però quella di Zazzle avevo intenzione di farla in un video unico, il perché è presto detto. Questa missione in realtà l'ho iniziata i primi giorni di febbraio e me la sono portata fino ad adesso. E praticamente sono 19 giorni che la sto provando a fare e finalmente oggi ce l'ho fatta. Dopo 18 tentativi ho preso Zazzle. Per quanto riguarda le altre divinità farò un video unico. Detto questo, io vi lascio al video. Zazzle il giusto. Livello team 16, ma vi sarà tutto chiaro appena entreremo nel tempio. In teoria, più sei di livello basso, più ti è facile fare il dungeon. Quindi appena entri, riequipaggi tutto quanto quello che hai tolto. Salite a bordo! E non te lo conta praticamente. Se tu entri senza equipaggiamento, ti conta l'equipaggiamento che hai in quel momento. Se non ce l'hai, non ti conta nulla. E ora rimetto tutto quanto, rimetto. Quindi potremmo anche farcela magari, no? A farlo. Penso che ce la facciamo, no? Ma oddio, sembra facile dagli oggetti che ci lasciano. Sembra che sia piuttosto facile. Anche gli yokai vanno giù piuttosto velocemente, quindi non dovrebbe essere troppo difficile. La cosa difficile sarà farci amico Zazzle, forse. Pronti? Aiuto? Non ho idea di come funzioni il farsi amico uno yokai del genere, però boh. Stiamo facendo un bel po' di danni. Oh, io. Non ci ha preso nessuno. Beh, è piuttosto facile. Non so se è andata bene o meno. Penso di sì, non male. Dovrei fare di meglio se vuoi guadagnarti il rispetto di una divinità. Allenati duramente, affina le tue capacità e torna a cercarmi. Quando raggiungerai la perfezione, il mio potere sarà al tuo servizio. Uffa. Non ce l'ho fatta. Accidenti. Ah. Boh ragazzi, davvero, io la prima volta che l'ho fatta tanto per fare così, no? Per riempire un video che comunque sia ho intenzione di tagliare in altre due parti per fare altri due video. E praticamente non pensavo fosse tanto facile, però alla fine ho scoperto che comunque sia, anche ragionandoci un attimo, quando ci sono quelle missioni che hanno il punto interrogativo sul livello, basta che voi lasciate tutto quanto il vostro equipaggiamento nello zaino e una volta rientrati nel dungeon ve lo riequipaggiate in modo che comunque sia voi entrate al livello 20 per dire, mentre invece nel dungeon vi ritrovate poi con tutti quanti gli armamenti al livello 40, 100, quello che è. Per ben 18 volte ho dovuto affrontare questa dannatissima sfida e praticamente mi mettevo sempre a registrare da poco prima di entrare nell'ultimo piano fino a quando dopo Zazzle non mi diceva che non andava bene. Allora che ho fatto la 18ª volta, che è poi quella in cui l'ho reclutato, ho detto vabbè, sai che c'è, tanto siccome non lo recluto neanche questa volta non registro. E invece a quanto pare il signorino si è deciso a entrare in squadra e sinceramente ne sono molto soddisfatto. Zazzle il giusto! Luce! L'attacco di Zazzle è molto molto buono, davvero non posso dirgli nulla. Il suo Energy Max toglie 400 punti danno
e con un attacco singolo ti manda a KO al 100% se non è una buona difesa. Infatti l'unica volta che mi ha beccato mi è andato KO a vita piena. Però insomma ragazzi, davvero sono soddisfatto perché comunque sia è un buon yokai. Se lo porti a livello 80-90 puoi dare del filo da torcere davvero a tutti. Bene, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.